Una buona serata e ben ritrovati a questo spazio dedicato alla Coldiretti. Coldiretti in forma, uno spazio fortunato perché questa sera sono beato fra le donne, in particolare con Gabriella Fenoggio, responsabile del settore tecnico di Coldiretti. Buonasera. Buonasera, benvenuta Gabriella. E Mascia Sessa, responsabile dell'ufficio paghe provinciale di Coldiretti. Buonasera. Buonasera e benvenuta anche a Mascia, che ci devono parlare di argomenti assolutamente importanti perché la formazione è obbligatoria, lo sappiamo, ma ci sono corsi importanti, fondamentali, obbligatori per chi opera nel mondo agricolo. Allora, partiamo dall'obbligatorietà perché non c'è soltanto quella, poi vedremo, ci sono anche altre opportunità di formazione. Ma Mascia, l'obbligatorietà a chi è rivolta? Chi è che è obbligato a fare che cosa? Allora, io principalmente mi occupo delle paghe, dell'ufficio paghe in Coldiretti e mi occupo di seguire quel che è il discorso della sicurezza sul lavoro, quindi mi rivolgo di più alle aziende che hanno del personale dipendente. E i corsi obbligatori sono quelli che ormai chi ha dei dipendenti li conosce perfettamente, anche perché deve rinnovarli spesso. L'RSPP, responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, che deve fare il datore di lavoro, o meglio può fare, perché può anche nominare una figura esterna. E vanno nominati gli addetti al primo soccorso, l'addetto alla prevenzione incendi, vanno fatti fare i corsi di formazione e informazione ai dipendenti, vanno addestrati sull'utilizzo delle attrezzature più pericolose. Negli ultimi anni sono usciti altri corsi obbligatori, tipo quello per i trattori, per i muletti. E io mi occupo di questa formazione qua. Coldiretti negli ultimi 2 anni sta facendo un gran lavoro sulla formazione, addirittura quest'anno siamo riusciti a calendarizzarli e così vorremmo fare anche per gli anni a venire. Chi avesse bisogno e vuole venire nei nostri uffici, già oggi siamo in grado di dargli i calendari dei prossimi 12 mesi. E Quindi quindi avete programmato una sì, serie di questi abbiamo corsi, tutti programmato tutti i corsi, quelli che hai compresi gli citato. aggiornamenti, sì, esatto. E quindi siete a disposizione, come sempre, Esatto, degli a utenti disposizione di chi viene per da noi. conoscere, diciamo, anche come, quando, il perché già lo si sa perché lo dice la legge, ma c'è anche la possibilità, in questo caso mi rivolgo a Gabriella Fenoggio, di fare qualcos'altro, di formarsi, Per avere delle delle opportunità, opportunità in più. certo, soprattutto considerando che Coldiretti punta sui giovani e sull'insediamento di persone nuove che possono comunque sia sfruttare e promuovere il nostro territorio, pensiamo che sia giusto accompagnarli sia per una formazione obbligatoria, in modo tale che le aziende siano in regola, ma soprattutto per avere un prodotto di qualità, un prodotto che è a passo coi tempi, in modo tale che possano collocarlo in modo appropriato sul mercato. Quindi abbiamo sfruttato la possibilità che ha dato la Regione, richiedendo appunto la possibilità di fare dei corsi di formazione gratuiti. Lunedì e martedì partono i primi che si occuperanno di condizionalità, che è una regola generale importante che devono. Condizionalità. Condizionalità, sì, E che è che una cosa parola vuol dire? difficilissima. Sono tutti gli impegni e gli obblighi che le aziende hanno dal momento che richiedono le domande di contributo. Sembra una piccolezza perché sono tutte cose che loro magari fanno, però poi in fase di controllo è sempre difficile stare dietro per verificare che effettivamente ci siano tutti i documenti e tutte le cose in regola. Per rendere più interessante il corso e quindi farlo uscire da quello che è la burocrazia, abbiamo pensato di affiancarlo a delle ore di formazione per la lettura dei piani di concimazione e la concimazione in campo, soprattutto dell'olivicoltura, in modo tale che si riesca a fare una concimazione più mirata per avere un prodotto di qualità e non buttare soprattutto via dei soldi, che è sempre un peccato fare, E insomma. beh, certo, poi in questi tempi più che mai, ma insomma questo significa andare un po' al di là dell'obbligo di legge, dell'essere in sicurezza con eventuali controlli di enti, ispezioni, ma anche pensare alla propria attività, cercare di migliorarla, cercare di Esatto, farla rendere poi i di più. prossimi corsi che partiranno sono i corsi OSA per gli operatori nel settore alimentare e poi si è pensato di proporre un corso sulle olive in salamoia, che è un prodotto molto importante per il territorio, e si faranno delle ore, sia delle ore di lezione che si occuperanno sia della produzione in campo, fino ad arrivare poi all'assaggio per verificare se il prodotto è valido oppure meno. Ci sarà poi un'altra, diciamo, tornata di proposte e iniziative
che andremo a concretizzare a breve per poi andare a fare dei corsi anche per l'anno 2020. Quindi Coldiretti proprio crede nella formazione delle aziende, non solo obbligatoria, ma anche propositiva di opportunità. Assolutamente costruttiva, certo. Beh, quindi anche in questo caso immagino che rivolgendosi ai vostri uffici si possano conoscere un po' le date, i calendari, Certo. le modalità anche di adesione a questi Non per corsi. ultimo, mi stavo dimenticando, non dimentichiamo il corso dei patentini e dei fitofarmaci, sia per il rinnovo che per le abilitazioni nuove. Ormai la normativa per l'acquisto dei prodotti fitosanitari è molto rigida, quindi si necessita di questa abilitazione e anche, come diceva la mia collega, anche per questa cosa abbiamo calendarizzato i corsi a livello provinciale, quindi si terranno dei corsi da Imperia a Ventimiglia. E quindi insomma spazio per tutte le aziende del territorio imperiese, sia per quello che è il rispetto degli obblighi di legge, ma anche e soprattutto direi la possibilità di informarsi, formarsi per migliorare la propria attività. Un grazie allora a Gabriella Fenoggio, Grazie responsabile del a voi. settore tecnico di Coldiretti, a Mascia Sessa, responsabile provinciale dell'ufficio paghe di Coldiretti. Le trovate negli uffici e vi potranno dare tutte le indicazioni utili per accedere a questi corsi, per procedere anche con le iscrizioni e le documentazioni necessarie. Grazie a voi e grazie al pubblico. Un arrivederci e una buona serata con Coldiretti Inform.